Tank, grande specialista alle parallele, che ha preso il posto di Jessica Gadirova in non perfette condizioni fisiche. 22 anni, compiuti il 24 agosto, di Papendrecht. Tempo, triplo avvitamento e salto avanti, una combinazione molto bella. Uscita di pedana, però la combinazione è molto delicata, quindi anche per lei, come la Saraiva, ha presentato il flick senza mani, poi un salto teso con l'aggiunta di tre avvitamenti e di rimbalzo un salto avanti. Molto delicato anche per gli arti inferiori. La sua seconda diagonale rondata, due avvitamenti e mezzo, di rimbalzo un salto teso, non ampissimo, però è riuscita ad arrivare piantata al suolo. Parte finale per lei, rondata flick, doppio raccolto, leggermente scarso in avanti, comunque si salva con un saltello. Non è un esercizio dai contenuti da così importanti. No, non è neanche da podio a mio avviso. Lei che si era qualificata con il settimo punteggio con 13.733, ma abbiamo già detto che Cool Frog, questo è il soprannome datole dal suo tecnico Vincent Wevers, praticamente detto in termini proprio brutali, rana fredda per la sua capacità di mantenere la calma sotto pressione. L'attrezzo preferito, dicevo, di questa ginnasta è, sono le parallele asimmetriche, proprio anche per la sua conformazione corporea, Igor. Sì, ha una struttura fisica totalmente diversa rispetto a colei che tra poco vedremo, Simone Biles, più esile e quindi già brava per riuscire a sviluppare un esercizio con questo tipo di contenuto, però naturalmente non ha l'esplosività, la dinamica, la reattività che può avere una ginnasta come Simone Biles, che arriverà in pedana tra pochi secondi. È già pronta la stella di Columbus in Ohio di 26 anni, appena uscirà il punteggio di Naomi Visser. Ricordo che la Biles ha già conquistato oggi una medaglia d'oro alla trave con 14,80, battendo di un decimo la cinese Zhou e di 5 decimi la brasiliana Rebecca Andrade, ma qui a corpo libero l'Andrade può davvero sorprendere. Ancora attesa per il punteggio della 22enne olandese, mentre la Saraiva, vedete, si è cambiato il punteggio da 13.866 a 13.966. È un elemento importante, Igor, perché anche un decimo in finali di altissimo livello come questo può fare la differenza. Eh sì, ci si gioca tante volte a centesimi la medaglia, quindi un decimo è importantissimo. 13.30 per la Visser, che dunque va in ultima posizione.